E vivere la realtà ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà. E questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarai con me ad ogni salita. Ti devo tutto quanto ed oggi è il primo giorno della nostra vita. Buongiorno. Buongiorno ragazzi e buon primo aprile. Questa è la giornata per tradizione dedicata agli scherzi e non è difficile pensare che se ci trovassimo a scuola qualcuno girerebbe per i corridoi con qualche pesciolino di carta attaccato dietro alla schiena. Sono tantissime le tradizioni a cui si fa risalire questa esperienza goliardica. Nell'antica Roma invece il primo aprile era la giornata dedicata a Venere Verticordia, la Venere che apre i cuori. E io oggi vi voglio affidare ad un'altra figura che apre i cuori, a Maria Ausiliatrice, che sicuramente ci accoglie sotto il suo manto anche in questo periodo difficile, e ci vuole invitare ad aprire i nostri cuori agli altri. E questo messaggio lo voglio collegare con un brevissimo racconto. Il racconto di un fedele credente che si trovava a fare nella sua vita di tutti i giorni alcune commissioni in città, e mentre gira tra un negozio e l'altro nel compiere i suoi acquisti si imbatte in una fanciulla che sta chiedendo l'elemosina. È sul bordo della strada con i vestiti un po' logori, allunga la mano per chiedere l'elemosina ai passanti, ma quest'uomo vede come tante persone neanche la degnano di uno sguardo, sono chiusi nella loro indifferenza, e questa fanciulla, che è giovane, sembra appunto sola e impotente, rimane imperterrita a cercare nel freddo di una giornata invernale qualche spicciolo, chiede qualche spicciolo per poter mangiare. E rimane con questo pensiero durante tutta la giornata, compie il suo percorso di commissioni e fra sé chiede, si rivolge a Dio, no? in un pensiero, chiedendo: mio Dio, come fai a permettere questo? Dove sei? Perché permetti che una fanciulla così giovane debba soffrire così tanto? Passa la giornata e si richiude nella sua camera, va a letto coperto dal suo bel piumone che lo difende dal freddo di quei giorni, e mentre si addormenta sente una voce che gli risponde e gli dice: certo che ho fatto qualcosa, ho fatto te. A quel punto quest'uomo capisce. Nonostante il freddo, nonostante fosse stanco della giornata, si riveste, si mette le scarpe, esce dalla porta e raggiunge questa fanciulla per donarle qualcosa da mangiare. È un piccolo racconto, una metafora di quello che possiamo fare. Spesso ci concentriamo nel chiederci del perché di tanti episodi negativi, nel distaccarci, no, anche da essi, e andare a cercare il colpevole in qualcun altro o nell'accusare Dio, che sembra non presente in questa realtà. Però Dio ci chiama in causa, ha fatto noi. Ci ha dato delle braccia, dei piedi, un cuore, e dobbiamo aprire il nostro cuore per renderci un tramite del bene che Dio vuole diffondere nel mondo. E quindi anche in questa situazione abbiamo davvero tantissime esperienze, tantissime occasioni per vedere quanto male, quanta difficoltà, quanti pericoli si susseguono nelle nostre giornate. Apriamo il nostro cuore e rendiamoci strumenti del bene che Dio vuole diffondere nel mondo e del bene che si può fare, senza rimanere seduti
nelle nostre posizioni, semplicemente a rimproverare sentendoci altro rispetto a una realtà in cui invece poi siamo protagonisti. Vi auguro quindi una buona giornata e soprattutto vi auguro con l'aiuto di Maria Ausiliatrice di poter aprire i vostri cuori agli altri. Buona giornata! E vivere la realtà ci chiede sempre troppi sforzi, ma voglio credere cambierà. E questo è quello che ho da dirti. È bello pensare che sarai con me ad ogni salita. Ti devo tutto quanto ed oggi è il primo giorno della nostra vita. Buongiorno.